Con Mamma Continental per provare le nuove Conti Road Attack di quarta generazione. Wow! Direi che è tempo di andare a cena. Ci vediamo in strada per vedere realmente come si comportano queste gomme fra l'asfalto italiano qui nel Parmense. Buongiorno ragazzi, oggi partiamo con un bel po' di curve e testiamo finalmente nelle condizioni quotidiane di tutti i giorni queste gomme. Ci troviamo tra i colli parmensi, veramente spettacolari tra l'altro, cioè abbiamo fatto neanche 100 metri dall'albergo, stiamo già pennellando le prime curve. Tempi di warm up zero, appena uscito, asfalto ovviamente freddo, guardate le condizioni, c'è un po' di maionese per terra. Per fortuna la RR ha un pacchetto elettronico veramente completo e un pochino mi aiuta. Ovviamente delle 5 mappe motore, Road, Sport, Track, Rain e Custom, stiamo usando la Road, normalissima, che ti aiuta a pennellare in tranquillità queste curve, bella. Giornata un pochino sfortunata, però signori, colazione e curve, mamma mia, la vita del biker per eccellenza. Curve veramente belle, il problema è l'asfalto. L'unico con la carenata di tutto il team, anche se devo dirvi la verità, nel misto stretto attuale, a parte le sospensioni elettroniche che è una roba divina, cioè create per il piacere di guida totale, ma poi anche l'assetto di guida è sì sportivo, ma non spezza le braccia, quindi è un ottimo pregio della Triumph. Abbiamo anche bellissimi blocchetti retroilluminati, accessorio molto premium. Ci piace. Vi lascio tra l'altro in descrizione l'itinerario che stiamo percorrendo, perché so che molti di voi seguono i miei itinerari per insomma farsi le mangiate, le uscite domenicali. Mi piace questa cosa, ci tengo, quindi link in descrizione. Trovate anche il link Instagram e il gruppo Telegram. Mamma mia che relax, signori. Andatura simpatica ma rilassante. Riportatemi a Varano. Enduro, sabbia per terra. È un Hunger Games praticamente. Vediamo chi torna a casa. No, ma c'è un menu, raga, devastante. Sospensioni elettroniche, supporto in frenata, rigidezza anteriore, rigidezza posteriore. No, vabbè. Ho leggermente ammorbidito posteriore e anteriore e anche il supporto che dà la sospensione anteriore in frenata. Cioè, esagerato. La possibilità di personalizzazione di tutto, ragazzi, su questa moto allucinante. Mamma mia, c'è di tutto. Anche connettività, ovviamente, alla app Triumph del telefono per comandare musica, messaggi, chiamate, navigazione smart. Cioè, vabbè, infinita. Colgo anche l'occasione per ringraziare Evic per avermi concesso l'utilizzo dei loro prodotti di abbigliamento top. Oh, sono al caldo in una situazione di 10 gradi, si sta molto bene, direi, molto bene. Per la prima volta finalmente ho dei pantaloni jeans casual molto belli che mi piacciono un sacco, con le protezioni. La parte invece superiore, una bella giacca in puro stile anni 70-80, con tasconi belli grossi per tutto. Per chi non conoscesse, Evic è un brand italiano che stimo moltissimo, tant'è che lo indosso. Andate a sbirciare i loro prodotti perché hanno troppo stile. Oh, raga, Lore schiappa di Superbike. Bro, sei imbarazzante. Oddio, oddio, tutta rossa su Kawasaki, impronunciabile, non so neanche che modello sia. Cantina del Borgo. Stiamo facendo uno shooting per Evic, un po' di abbigliamento eccetera, anche per la mia pagina Instagram, e abbiamo conosciuto Giuseppe e ci diceva che io sono nato qua e vivo qua come unico e autentico residente. Ma che poi totalmente a caso ci ha fatto vedere la Bat Cantina. La Bat Cantina, andiamo a vedere. Oddio, stiamo stretti. Sì, questo ha solo un percorso di 3 metri per essere a norma con le normative. Ho capito. Dov'è la Batmobile? Giù c'è, ci sono dei vini che sono 6-7 anni che sono giù. 6-7 anni giù così? Sì. Pazzesco. Era una cisterna che serviva per recuperare l'acqua dei tetti da dare da bere agli animali. Sì. Tanti anni fa. Sì. Adesso gli animali non ci sono più, cioè ce ne sono molti, ma non quelli buoni. Ok. E quindi la utilizzo a fare invecchiare il mio prodotto. Io sono appassionato di queste cose, faccio il vino per hobby,
Complimenti, beh, ha fatto una bella location per essere homemade. Parla italiano un po'. Ah, scusa, no, come diceva, fatto in casa comunque, nel senso, è un hobby, come diceva lei. Sì, è un hobby. Bellissimo. Con questa cosa non ci campi, però... è un piacere, perché io nel mio io voglio essere onesto e sincero e vendo solo il prodotto di mia, della mia vita. Certo, che poi crei te, quindi sai cosa fai. Faccio bianco, dolce, rosso, certo, fermo, frizzante, faccio bello tutto. Allora, vuoi che andiamo giù? Okay. Ce l'ho. Obra. Wow, 2017, 2019, 12, 12, 13, qua abbiamo i 20, esattamente eravamo qua sopra, signori, la seconda scala, e qui c'è il mini montacarichi per portare sulle casse. Torniamo su. Una mano, un piede, una mano, un piede. Adesso passi all'ino gastronomia. Palese. Intanto grazie, perché è super cordiale, super... Ah, per carità, è un piacere, dai. Complimenti. Solo sul mio canale, scusatemi, scusatemi, posso dirlo. E dopo il percorso da sommelier, signori, ritorniamo in sella, più colti di prima. Sono veramente molto contento di questo test, signori. Tra l'altro è la mia prima volta a trattare di gomme. È un argomento tabù per noi motociclisti, molto soggettivo, però io cerco di esprimermi, come sempre, a mio modo, e di raccontarvi il prodotto come se foste qua voi a parlarne. Quindi da amatori veri. E le sensazioni sono molto sincere. La gomma accompagna tranquillamente un passo anche più allegro, l'avete visto anche in pista. In strade molto sporche, non dà problemi. È una gomma sincera. Io poi, quando si parla di gomme moto, tendo sempre a non fidarmi mai dei feedback degli altri, bensì a provare i prodotti prima di parlarne. Questo sicuramente è un prodotto che valuterò per le mie future moto, perché ne vale la pena. Secondo me la parola giusta è intelligente, perché l'anima turistica ti permette di fare tanti chilometri. Bello, ci piace. Ci piace, bravi Continental, e grazie per questo test. Ringrazio anche Triumph, la Speed Triple RR, qualcosa di esilarante, con questo mood caffè racer che... mamma mia, ti teletrasporta negli anni 60, io lo adoro. E sono molto contento di averla provata. Non smetterò mai di amare queste sospensioni elettroniche che ogni volta che cambi andatura e strada puoi settare diversi valori. Trovate comunque tutte le info sotto in descrizione di tutti gli accessori che ho usato, dall'abbigliamento alle gomme alla moto. Spero il video vi sia piaciuto, fatelo sapere ovviamente con un bel commento e lasciando un bel like. Signori, da noi si è tutto. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Bella raga!